Ok, ragazzi, siete russi, abitate nel Kursk e sventuratamente per voi gli ucraini hanno proprio scelto una delle vostre città per dimostrare quanto facciano bippare le difese della grande madrepatria. E voi, come dei veri patrioti, confidando in Vladimirovich Putin e nel governo della Federazione Russa, avete abbandonato quelle città per trasferirvi lontano dagli scontri. Ora, secondo voi, a queste condizioni, che cosa potrebbe mai andare storto? Ce lo spiegano in una rinnovata rubrica C'è posta per Zio Vladi alcuni abitanti di una cittadina chiamata Scefunovka. Vediamo insieme la loro videosupplica. Добрый день. Хочу обратиться к нашему уважаемому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Buongiorno, vorremmo portare i nostri rispetti al presidente Vladimir Vladimirovich Putin. Здесь собрались люди приграничья, которые у нас это практически каучук, Шептуховский сельский совет. Buongiorno, vorremmo portare i nostri rispetti al presidente Vladimir Vladimirovich Putin. Ситуация такая, когда были выборы в сентябре 2023 года, у нас была полная поддержка нашего любимого президента. Questa è la situazione. Durante le elezioni del novembre 2023 noi abbiamo pienamente supportato il nostro amato presidente. У нас явка была очень большая. За президента проголосовали более 80% населения. Abbiamo avuto un'affluenza molto alta e oltre l'80% di noi ha votato per lui. Все надеялись на вашу помощь и защиту. И мы надеемся на данный момент на вашу помощь и защиту. Noi speravamo nel vostro aiuto e nella vostra protezione e speriamo ancora nel vostro aiuto. Siete la vergogna della Federazione Russa, dovreste saperlo dopo 23 anni di putinismo che non è il presidente Vladimir Vladimirovich Putin a doversi chiedere che cosa lui può fare per voi, ma solo ed esclusivamente voi a dovervi chiedere che cosa voi potete fare per il presidente Vladimir Vladimirovich Putin. Люди столкнулись с разными ситуациями, ситуации разные. Кто-то хочет возвращаться, кто-то не хочет возвращаться. Le persone vengono da situazioni diverse, si trovano in situazioni diverse, alcune vorrebbero tornare, altre no. Но не будем мы говорить о прошлом, как все происходило, эвакуация. Ma non siamo qui per parlare del passato e di come è stata effettuata l'evacuazione. Как происходил прорыв на территорию Российской Федерации, это в прошлом. L'occupazione del territorio della Federazione Russa è acqua passata. Ne sei sicuro? Perché io ho 2000 cadaveri in uniformi e 100 mezzi rottamati solo nella giornata di ieri che ritengono l'occupazione della Russia ancora attualissima. Давайте, пожалуйста, подумаем немножечко о будущем, как людям, особенно пенсионерам, которые наше население. Ma per favore, pensiamo al futuro, soprattutto a quello dei pensionati. Futuro pensionati? Mi stai prendendo per il bippulo? Cioè, tu mi stai parlando del futuro dei pensionati in una nazione dove la vita media non arriva a 70 anni? E dove comunque le pensioni sono da fame? Сельское поселение, практически все пенсионеры. Как этим людям жить дальше и к чему? Nelle aree rurali sono quasi tutti pensionati, come possono queste persone tirare avanti? Cari filorussi, sappiatelo, in Russia i pensionati non possono tirare avanti senza la loro terra e senza i loro animali, perché la pensione che ricevono dallo Stato della Federazione Russa non è esattamente altissima. E qualche volta basta malapena per tirare avanti, ma solo ed esclusivamente se hai la fortuna di avere una casa e dei parenti che lavorano e convivono con te. Надеяться на какие помощи от государства. E queste persone sperano in un qualche genere di aiuto da parte dello Stato. Ora, l'aiuto da parte dello Stato, per quanto ci è dato sapere, è consistita nella promessa, si badi bene, nella promessa, da parte di zio Vladi
della dazione di 130 dollari equivalenti una tantum per venire incontro al disagio subito dagli sfollati. Ok? Per quanto ci è dato sapere, questo è il contributo dello Stato russo a persone che non possono tornare a casa loro perché le loro case sono occupate da un esercito straniero. Mentre invece, se vi arruolate nell'esercito russo con un contratto biennale, lo Stato vi premia dandovi letteralmente un bonus una tantum che spazia tra i 20.000 e i 30.000 dollari equivalenti. Quindi, per i soldati che si arruolano e vanno a finire male al fronte, 20.000-30.000 dollari l'uno si trovano. Per i pensionati sfollati e senza casa arrivano forse, non è dato sapere quando, circa 130 dollari equivalenti. Fate un pochino voi le proporzioni e ditemi quanto a Vladimir Vladimirovich Putin interessa la vita dei suoi cittadini e dei suoi civili. Ognuno di noi è arrivato a questo punto e ognuno di noi ha la sua storia. И у каждого столкнулся с тем, что кто-то хочет возвращаться, он готов ждать. Dopo tutto quello che abbiamo passato, molti di noi vorrebbero tornare indietro. И день, и два, и месяц, и два месяца, и полгода, но он хочет туда вернуться. E sono pronti ad aspettare un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi. А кто-то на данный момент уже прошло три месяца, они не готовы туда вернуться. Ma altri dicono, sono già passati tre mesi e non siamo ancora pronti a tornare. Они боятся, они боятся за своих детей. E sono preoccupati per i loro bambini, per i loro figli. Они боятся за то, что там нету ни медицинской службы, ни школ, ни фабов, ничего. Sono preoccupati perché non c'è assistenza medica, non ci sono scuole, non c'è nulla. Cioè, quindi gli sfollati si trovano in un'altra città, non hanno assistenza medica, i bambini non possono andare a scuola e sostanzialmente lo Stato russo li ha abbandonati nella città vicina, senza prendersi cura di loro. Questo è quello che traspare da questo messaggio. Да, это будет восстановлено, но когда? Certo, un giorno verranno risarciti, ma... Guarda, Vladi, i tuoi Gergen hanno una fantasia che solo pari al loro analfabetismo funzionale. Figurati che questo è convinto che tu in qualche modo gli risarcirai i danni, gli ricostruirai le case, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dove li trovi cittadini come questi? Perché in Europa degli sprovveduti del genere farebbero davvero molto, molto comodo. Ci stiamo arrivando, ma se ce li passi bruciamo i tempi. Invece di 10-15 anni ci arriviamo in 6 mesi. Tac! Ragazzi, rendiamoci conto che questa è la situazione in Russia. Quando hai un problema, è solo ed esclusivamente un tuo problema. Non esistono forme o metodi per tutelare i tuoi diritti fondamentali di fronte allo Stato. Non c'è un giudice a cui ti puoi rivolgere per fare in modo che i tuoi figli possano andare in un'altra scuola. Questa gente, queste persone che provengono da villaggi che si trovano a 20-30 km al massimo, non sono stati più reintegrati, si trovano letteralmente lì, in mezzo ad altre città, senza ricevere aiuti di alcun genere. Addirittura in un'altra cittadina, che ha accolto, per così dire, i profughi provenienti dal Kursk, o perlomeno dalla parte di Kursk occupata dagli ucraini, non hanno neppure pensato di dare ai profughi un tetto. Vediamo insieme la clip. No, parla! Dov'è che dovremmo andare noi? In quale seminterrato? Ecco, questi sfollati sembrano decisamente più combattivi rispetto al sindaco e ai cittadini che abbiamo visto nel video precedente. Quello che sembra un sindaco e che sta fronteggiando la folla, più o meno inferocita, prova a dire qualcosa del tipo: io vi sto proponendo, ma noi non abbiamo bisogno delle sue proposte o delle tue proposte, risponde
uno dei cittadini sfollati. Potremmo sederci e parlarne. No, no! Resta in piedi mentre parli alle persone presenti. Sì, tutti devono sentire quello che avete da dire. Perché dovremmo andare in un seminterrato? Le persone restano qui. Per noi un posto dove congelare vale l'altro. Restare dove viviamo all'esterno è uguale. Qui nessuno va da nessuna parte. Noi non andiamo da nessuna parte, restiamo qui. In pratica la situazione è banalmente molto molto simile a quella che abbiamo visto nel video precedente. Anche qui hai degli sfollati, ma non hai dei posti dove mandarli a riposare oppure ancora dove abitare. Sostanzialmente i russi hanno fatto molto meno per i loro connazionali rispetto a quanto noi abbiamo fatto per gli ucraini. In pratica, mentre i profughi ucraini sono stati accolti, anche in tutta Europa, in Russia non sono riusciti a sistemare ad alloggiare poche migliaia di persone, o forse decine di migliaia, chi lo sa. Ma il concetto di fondo è che dopo 3 mesi dall'invasione ucraina del Kursk, anzi occupazione ucraina del Kursk, zio Vladi non ha ritenuto opportuno trovare a questa gente un domicilio adeguato. Avrebbe potuto farli ospitare negli hotel, per esempio, avrebbe potuto adattare delle scuole, far adattare delle baite, non lo so, ma invece non ha fatto nulla di tutto questo. Per quella povera gente c'è il seminterrato di non è chiaro quale struttura. E secondo voi, che cosa succede quando quella gente non accetta una soluzione non praticabile di questo tipo? Perché diciamoci le cose come stanno. Noi adulti qualche sacrificio lo possiamo anche fare, ma gli anziani e i bambini, è giusto farli vivere così? Vi anticipo che l'autorità russa cambia registro. После того, как составим дополнительное обращение, пойдем ко мне, я вам покажу эти ответы на эти обращения. Dopo che avremo fatto questo appello ulteriore, andremo nel mio ufficio e vi farò vedere gli appelli precedenti. А мы их не видим. Правильно, потому что они в понедельник будут утверждены, подписаны тем, кому вы обращались, и направлены старшим. А можно вопрос? Вы не против? È vero, perché lunedì saranno firmati e trasferiti alla persona che dovrà a sua volta appellarsi alle autorità superiori. Ora, sinceramente, sarà che le procedure russe divergono non poco da quelle europee e occidentali in genere, ma questa, secondo me, è una super mega iperbippola per un motivo molto semplice. Normalmente, quando fai un appello, lo firmi tu che ne hai l'autorità e lo giri ovviamente all'autorità a cui questo appello è diretto. Tra l'altro qui io temo che il termine appello sia utilizzato più come sinonimo di supplica, ovvero di un atto con cui preghi un'autorità superiore di fare qualcosa. Tecnicamente l'appello in Europa è un'altra cosa, è sinonimo di ricorso. Tu prima fai un ricorso affinché l'autorità ponga in essere determinati atti, se ti risponde picche, allora fai appello a un'altra autorità per convincere o costringere la prima a fare quello che hai chiesto. Qui invece sembra che il tutto si riduca a il sindaco o quest'altra autorità prega i piani superiori affinché si faccia qualcosa per questi sfollati o profughi. Dajte vopros, prosu, po odnomu, хорошо? Не шуметь. Posso fare una domanda? Un attimo, un secondo alla volta, parlate uno alla volta. По поводу того, где глава администрации? Да. Во-первых, я хочу секунду, секунду, по одному. Во-первых,
Dov'è il capo dell'amministrazione? Domanda qualcuno dal pubblico o comunque dalla folla e la persona che sta parlando risponde: aspettate, aspettate un minuto, un momento, non è così che si fa. Хотел бы видеть тех, кто является инициатором данной акции, поскольку это публичная, незаконная акция. Per prima cosa vorrei incontrare le persone che hanno organizzato questo assemblamento illegale. Notate come si cambia registro? Prima è vedremo, faremo, adesso sta iniziando a subentrare una minaccia neppure troppo velata. Se protesti, stai compiendo un atto illegale. Cari amici filorussi, prendete nota, perché nel caso in cui vi troviate in Russia e qualcosa non vada esattamente come previsto, per voi, più che per il governo, non potete protestare, anche se perdete le vostre case e vi ritrovate letteralmente in mezzo a una strada o una piazza a vivere, non potete assemblarvi per chiedere qualcosa a qualcuno che sostituisce il capo della pubblica amministrazione. Non lo potete fare, è illegale. E se osate contrariarlo, questo inizierà a cercare di incastrarvi per procedere contro di voi, perché per l'appunto avete osato chiedere qualcosa a lui e alla sua amministrazione. Толкаете сейчас на незаконные Почему? действия. Почему? Объясню. Я незаконная. Почему? А законная акция по Конституции мы имеем право на переселение. Vi stanno spingendo a fare un'azione illegale, continua il vice sotto aiuto segretario del capo della regione. E dal pubblico, dalla folla, ovviamente dicono: cosa? E cosa stiamo facendo di illegale? Anzi, secondo te è illegale semmai è tenerci qui quando avremmo il diritto di essere riallocati? Ora, sinceramente, io non so se quella gente ha o meno il diritto di essere riallocata. Però posso dirvi una cosa, normalmente in Occidente per far valere questi diritti esistono i giudici. Possono stare sul bippo ai politici, alcune volte a ragione, molte altre a torto, ma di fatto quando sei in Occidente hai un meccanismo di controllo sull'operato dei politici. Un modo per difendere i tuoi diritti c'è, poi naturalmente è un modo che ha i suoi difetti, perché ovviamente i tribunali qualche volta sbagliano. Qualche volta sbagliano anche in corte d'appello e qualche volta sbagliano pure in Cassazione. Però, ripeto, esistono dei meccanismi di sicurezza che minimizzano gli abusi e gli errori. In Russia di tutto questo non c'è traccia. Tant'è che un pubblico ufficiale può semplicemente prendere la prima scusa e iniziare a fare pressione propria su di te. Qualche volta funziona, contro persone come queste che hanno perso tutto. Anche se momentaneamente, chiaramente la pressione indebita non funziona. Un'altra nota, però questa la vediamo fra poco. Noi non abbiamo neppure abiti per noi e per i nostri figli, tutto ciò che possedevamo, la nostra vita, è rimasta indietro. Abbiamo diritto a una casa, a un alloggio. Власти не нарушают конституцию, скажите мне. Власти не нарушают конституцию.Ditecelo, le autorità non stanno violando la Costituzione, eh? Le autorità non stanno violando la Costituzione. Ora, sinceramente, questo signore è anche un pochino anziano ed è interessante notare come coloro che si appellano alla Costituzione siano più anziani che giovani. Segno che nel passato una forma di tutela dei diritti esisteva, mentre al giorno d'oggi, visto che nessuno dei giovani si appella alla Costituzione, ma al massimo sono tutti lì a mani giunte in ginocchio a implorare Vladimiro Vladimirovich, si lascia intendere che un tempo una qualche forma di diritto ci fosse. Ora invece c'è semplicemente l'autorità suprema. Che, alla quale rivolgere suppliche. Notate la differenza, ok? E naturalmente, preso atto di ciò, potete immaginare che cosa risponde l'autorità. Stai violando tu la Costituzione? Oppure ancora, il vino della casa è buono? Noi non stiamo violando nulla. E noi ci troviamo semplicemente qua fuori. Ti sembra illegale? Un
Uno alla volta, parliamo uno alla volta. Perché noi dovremmo vivere rispettando la Costituzione mentre il governo non lo fa? Questa è una domanda che avresti dovuto porti circa 20 anni fa. A parte questo, è interessante notare come, secondo questo signore anziano, la Costituzione russa non prevede il diritto di manifestare civilmente e pubblicamente il proprio dissenso. È una cosa che nessuna Costituzione occidentale permetterebbe. Cioè, insomma, il divieto di manifestare non esiste in Occidente, anzi, al contrario, le Costituzioni tutelano il diritto a manifestare. Un momento, rispondo a questa domanda e finisco il mio pensiero. Почему незаконное? Мы живем сейчас с вами в режиме КПО. Но, к сожалению, это не от власти зависит. Perché è illegale? Perché noi stiamo vivendo in modalità operazione controterrorismo che non dipende dal governo. Quindi fammi capire, il governo ti priva dei tuoi diritti ma non dipende dal governo. E chi decide in quale modalità vivi? Cioè intendo dire, chi decide se vivi in modalità pace oppure in modalità controbippismo? Perché sinceramente io inizio ad avere delle difficoltà a comprendere questa logica. Ora, al di là del fatto che è stata la tua stessa nazione a invaderne un'altra, il che da solo dovrebbe eliminare a priori la modalità contro bippismo, perché sei tu l'invasore, dove sta la minaccia? Esattamente, da chi dovrebbe dipendere? Chi lo decide? Perché io sinceramente ricordo che è stato zio Vladi a dire da oggi si fa l'operazione militare speciale. E zio Vladi è il capo dello Stato e del governo. Ah sì? E allora da chi dipende, eh? Chi l'ha fatto entrare il nemico? Voi, bipponi, avete fatto entrare il nemico e poi dite a noi che cosa dobbiamo fare? Sì, ma le truppe nemiche sono... cosa c'entriamo noi? Ragazzi, o parlate voi o parlo io, eh? Va bene, state calmi, fatelo parlare. Еще раз говорю, то, что власть никого из врагов не толкала на границу. Ve lo ripeto, il governo non ha respinto i nostri nemici oltre il confine. Sì, ed è proprio per questo che questi poveracci si trovano da 3 mesi in stato di emergenza e il governo non ha pensato minimamente a trovare per loro neppure una residenza temporanea, non un tetto sopra la testa, non degli abiti, neanche il pocket money per comprarsi il cibo e via discorrendo. Quindi direi che il problema è decisamente grave. E questi video naturalmente sono importanti perché da una parte ci fanno capire come pensano i russi e dall'altra ci fanno capire soprattutto che cos'è il governo russo. Davvero noi vorremmo un governo che scatena guerre e non pensa ai suoi civili? Perché alla fine questo è. Come sempre fatemi sapere quello che ne pensate scrivendo qualcosa qui sotto. Se poi vi piace il canale, perché oggettivamente i contenuti sono diversi rispetto a quelli degli altri e li apprezzate, ricordatevi di premiarlo. Iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete il link con gli amici che sono interessati a questo tipo di questioni e naturalmente lasciate un mi piace grande e grosso. Nel caso in cui non possiate fare nulla di tutto questo, non vogliate farlo, sappiate che in un futuro alternativo, remoto e decisamente improbabile, quel tizio che parla alla folla potrebbe diventare il responsabile della protezione civile della vostra città. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.